Gentile collega, ti presento adesso un caso di una patologia cardiaca di un feto nel terzo trimestre in cui sono associate un'alterazione della tricuspide ed un'alterazione della valvola polmonare. Si tratta cioè di una anomalia della parte destra del cuore ed in particolare un'alterazione dei piani valvolari. Questa che vedi in questo momento, ci soffermeremo soltanto per alcuni secondi, è un'immagine che non è assolutamente normale relativamente al color Doppler eseguita sulla tricuspide in cui si è evidenziato quel rigurgito importante dalla porzione ventricolare alla porzione atriale attraverso cioè la valvola tricuspidale che aveva una insufficienza oltre che una stenosi. Vedrai in questo filmato tante immagini relative al colore e relative al pulsato. Hai visto infatti come sia stata controllata con grande attenzione l'uscita di sinistra, cioè l'aorta, in cui è stata ovviamente valutata non solo la normalità nel B-mode, ma anche il regolare profilo velocimetrico al power Doppler, al Doppler pulsato. Adesso voglio soffermare la tua attenzione su queste immagini. Vediamo una polmonare fortemente stenotica, tanto stenotica che anche con l'aiuto del color Doppler, hai visto prima con l'aiuto del power Doppler, abbiamo enormi difficoltà nell'evidenziare il passaggio di sangue attraverso la valvola polmonare. Abbiamo quindi fatto diagnosi di stenosi della polmonare che ovviamente deve essere confortata anche dall'ausilio del Doppler pulsato. Un'altra cosa che noti, vedi come il profilo dell'onda sia un profilo poco nitido e questo è proprio legato al fatto che il vaso è piccolo e soprattutto la valvola stenotica. Valvola stenotica confermata dal fatto che, come hai visto in quella immagine, la velocità era di 150 cm al secondo, quando noi sappiamo che comunque per rimanere in un range normalità la velocità nella polmonare, così come nell'aorta, deve essere comunque al di sotto dei 100 cm al secondo. Altra caratteristica evidenziabile solo al color Doppler è il ritorno di sangue attraverso il dotto che va quindi, fa la strada opposta, va dall'aorta verso la polmonare, quindi rigurgito di sangue. Io vi ringrazio.